Quinta giornata del campionato d'eccellenza a girone ha di fronte Mazara Pro Favara. Di Ruocco apre sulla destra dove c'è la corrente Sang che trova spazio, gli va su di lui Di Gregorio. Sang prova l'uno contro uno, si accentra, pallone sul sinistro, ancora Sang, trova spazio in aria, prova il tiro a giro, si tuffa Chamé, si tuffa Sissé, l'apertura verso Di Ruocco, il controllo un po' difficoltoso di Gregorio, Di Ruocco, il pallone sul destro direttamente verso la porta. Cross, colpo di testa, il pallone resta lì e poi palla che si impenna, aveva provato Bartolomeo Caronia a raccogliere di testa. Va Calafiore con il destro, punta alla porta, pallone che viene respinto di pugno da Pandolfo. L'appoggio per Cortese, la torre ancora per Calafiore che prova a calciare ancora una volta verso la porta. Caronia, pallone a giro, la respinta della difesa, ancora Calafiore con il destro. Caronia verso il centro, la respinta di Pandolfo ma non è finita. Attenzione a Mudu che prova a fare da sponda, poi Camilleri, Erbini, morbido al centro, Mudu sbaglia l'aggancio, Caronia si coordina, attenzione forse un braccio e calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Mazara, bella la coordinazione da Caronia e Sang riceve secondo giallo al minuto numero 32, episodio chiave del incontro. Caronia contro Pandolfo. Fischia Marra. La rincorsa di Angelo Caronia. Mazara 1, Pro Favara 0. Minuto numero 33. Quarto gol in campionato per Angelo Caronia. Si sblocca il match. Occhi sul campo per il secondo tempo della sfida valida per la quinta giornata del campionato regionale d'eccellenza Girone A. Ci sono Francesco Di Venti di Enna e Vincenzo Settipani di Marsala. Ma attenzione, contrazione di rigore. Altro calcio di rigore per il Mazara per il fallo su Cortese e altra espulsione. Altro calcio di rigore e altra espulsione. Va Cortese. E c'è il raddoppio del Mazara al minuto numero 4. Ancora lui, Roberto Cortese. Ancora Mazara, Messina all'indietro per Erbini. Sembra sul velluto adesso il Mazara, caricato da Pellegrino. Calcio di punizione ancora per il Mazara. La battuta è di Cortese, palla che non passa sotto la barriera. Ancora Cortese. Cava, punta la porta. Sulla sinistra per Di Ruocco, lo scambio ancora per Cava. L'arrivo dietro di lui di Calafiore, rallenta Cava, l'apertura dentro, attenzione, si sistema il pallone sul sinistro, entra in aria, la respinta da parte di Sissé, occasionissima per il Pro Favara. Cava sul pallone, tre uomini in barriera, va Cava, palla che finisce sui piedi di Calafiore in barriera, ma attenzione ancora, insiste Cava per il Pro Favara, va con il destro, pallone che si spegne a lato, nulla di fatto per la formazione ospite. È fresco e a gamba Boyang in mezzo a due, Boyang serve in un corridoio, Caronia che vede la porta, Caronia con il destro batte adesso con il piede migliore ma trova direttamente il fondo. Scambio con Locascio, poi Boyang per Locascio che simbola verso l'aria, Locascio al proprio sinistro, Locascio, grande azione, grande intervento di Pandolfo, Mazara vicinissimo al 3-0. Il pallone dentro verso Calafiore, punta l'area di rigore, Calafiore, la giocata ai danni di Costantino, morbido il servizio per Bartolomeo Caronia, tutto regolare, manca l'attimo, Caronia avrebbe forse potuto calciare direttamente verso la porta. Ancora verso Di Gregorio, Conè in mezzo a due, Conè si gira per Erbini, punta la porta, c'è su sinistro, Erbini si gira, prova ancora a suggerire Caronia, rallenta la sua corsa, poi il pallone sul destro, Calafiore forse pensa al tiro, lo fa con il destro, palla che si impenna oltre la traversa. Agganciato da Boyang, Caronia, Calafiore, dentro per Conè, Conè, la respinta di Pandolfo, Mazzara. Game over al Nino Vaccara, Mazzara batte Pro Favara 2-0.